Start, 2, 1, boost to ignition, and liftoff. E ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Dungeons 4 e ringrazio la Calypso che ha sempre manifestato nei miei confronti una certa simpatia, perché ho tutti i Dungeons dal 2 al 4, avevo giocato anche l'1. Non è un Dungeon Keeper, anche se lo rievoca in qualche modo, è un po' diverso, però diciamo che possiamo definire che è il suo, non erede, ma insomma un qualcosa che gli si avvicina. Lo capiamo dalla mano qua in alto, dal fatto che potremo schiaffeggiare i nostri servitori e dal fatto che comunque ha una storia. Rispetto ai capitoli precedenti però, purtroppo, quest'anno non ha il doppiaggio in italiano, ma c'è. Poi non so se uscirà al rilascio, perché lo sto registrando nel giorno in cui esce. Esce in Game Pass gratuito o su Steam a 49,99. Credo anche poi su Epic, se non sbaglio. La storia è divertente ed è ha sempre un tono piuttosto ironico basato sul comico. Perché? Perché in pratica lei è Talia ed è la regina del male, ma lo è per caso, perché durante la nostra prima missione lei decide di affrontare il suo fratellastro. Avevano il padre in comune e in Dungeons 3 si sconfiggeva appunto il padre di Talia, e affronta il fratellastro, che è il figlio adottivo di questo padre, e praticamente lo sconfigge. Lui però salta in un portale e si salva, ma lascia lì con sé, lascia lì a terra un guanto. E ovviamente ci sono le voci fuori campo che dicono un guanto sbilanciato, colpa degli sviluppatori, cioè tutto basato su questa ironia qui. Lei prende il guanto, va dal suo signore, il Lord del Male. C'è questa immagine in cui c'è il Lord del Male che lo guarda dubbioso. Lei prende questo guanto magico, lo indossa e schiocca le dita. A quel punto il Lord malvagio muore, si scioglie e lei diventa, lei piange per 5 secondi e poi diventa il capo del dungeon, del ma, insomma. Continuiamo con il secondo Hammer Time, come definisce il secondo Marte. Praticamente lei, da quello che è successo nel primo episodio, lei viene poi rapita dal fratellastro, da quello che ho visto. Comunque molto bello anche questi disegni di progettazione, ci sono un po' per tutte le creature, le vedremo nel caricamento. Che cos'è Dungeons? Se non avete mai giocato Dungeons Keep, è molto male, perché ci sono zone sia all'interno che all'esterno ed è giocabile in co-op. In sintesi, che cos'è? Triste e maledetto elfo di Babbo Natale, fammi uscire da questa dannata gabbia per tirarti quel collo mingherlino che ti ritrovi. Vabbè. Situazioni del problema non devono rimanere impunite. Hai ucciso nostro padre Thanos, un affronto blasfemo alla nostra dea. No, dicevo, si divide in due parti questo gioco. Non so se vedremo la parte più importante, il fulcro. Che cos'è? Se non conoscete Dungeon Keeper, noi gestiremo un dungeon sotterraneo, quindi con le varie stanze, la possibilità di reclutare delle creature malvagie, dandogli la stanza, lo svago, le stanze di allenamento, e poi subiremo l'attacco di altri eroi del bene. Noi siamo malvagi e dovremo difenderci. Ma Dungeons da qualche anno ha introdotto anche la possibilità di uscire dal dungeon, quindi andare all'esterno e conquistare le zone esterne, quindi è sempre un'alternanza tra dungeon sotterraneo e mondo esterno. Era divertente lasciare Talia nel game face suo fratello, ma d'altra parte senza il suo aiuto il male senza forma si sarebbe limitato a vagare per la mappa come un essere incorporeo. Fortunatamente nel sottosuolo c'era un cuore del dungeon, eccolo qua, dimenticato, che avrebbe potuto essere attivato insieme alle creature dell'Orda. Sarebbe stato semplice fare a pezzi gli eroi del bene. Vi dico la verità, non so il motivo, ma la ghicchia un po'. La ghicchia un po' perché sono dettaglio ultra, ma sto anche registrando, quindi... Ma l'incorporeo doveva sbarazzarsi di quel marchingegno nanico nel mondo esterno, una minaccia per il sottosuolo. Hanno introdotto la razza nanica adesso... Da qui è necessario costruire un possente dungeon, o meglio farne costruire uno, perché l'essenza fluttuante, il male senza corpo, non avrebbe potuto farlo anche da solo. Questa è la nostra mano che muoviamo, possiamo schiaffeggiare e quindi li mettiamo sotto, insomma, a lavorare. Ci muoviamo con WSD, si va a fare zoom, con page up, page down si ruota, ma di poco, quindi non ha una rotazione, almeno da quello che ho visto, totale. Praticamente possiamo andare a... Ma io credo poi ci si possa girare un minimo, però... Comunque, la prima cosa che dobbiamo fare è andare a scavare... No. Scavare queste stanze.
vedete che appena diamo l'ordine i nostri servitori vanno e scavano. Scavando troviamo anche dell'oro. E come era anche in Dungeon Keeper 1, 2 e 3. No, il 3 non è mai uscito. Forse sì. Cazzo, ho giocato l'1 e il 2. Non mi ricordo se è uscito anche il 3, ma c'è l'erede spirituale che si trova comunque su Steam. È un indie molto bello. E perché non scavano più? Perché? Ah sì, devo dargli l'input qui di scavare, perché non, ovviamente non cava. Ok, aspetta che i mocciolosi abbiano terminato di scavare l'area. Ok, perché premendo M possiamo vedere l'esercito nel dungeon nel mondo esterno e i mocciolosi, che ne abbiamo 8 al momento, che ognuno ha il proprio nome. Abbiamo poi la possibilità di vedere la ricerca, quindi la possibilità di ricercare strutture del dungeon, strutture dell'orda, e abbiamo poi l'esercito che abbiamo visto prima, le creature che possiamo avere, i naga, i goblin, lo gnomo granatiere, poi ce ne sono anche altri, e abbiamo le trappole e le porte, quindi abbiamo la possibilità di piazzare trappole perché poi gli eroi arriveranno all'interno. Vedete qua, stiamo scavando anche tanto oro che esce già direttamente in forma di monete, e dovremmo fare una stanza dell'oro. Questa è la sala del trono, la sala che ha il nucleo del dungeon, quindi una volta distrutto questo la partita è persa, il dungeon è perso. E qui invece abbiamo la sala del trono che ospiterà Talia quando l'avremo recuperata dal mondo esterno. Adesso devo andare qua, cliccare qui e ricercare la sala dell'oro. Sì, poi ne abbiamo anche altre, la cripta della malvagità viene conservata, può essere utilizzata per la ricerca. Ci sono tante cose poi da ricercare, ad esempio c'era, non so se l'hanno riprodotto anche in questo, la possibilità di gli eroi che arrivano ad invaderci di stordirli, imprigionarli, e una volta che muoiono nelle prigioni diventano scheletri al nostro servizio. Insomma, non so perché non scavino questa zona qui, ma comunque dobbiamo fare una zona 5x5 di tesoreria, quindi menu costruzione, al momento abbiamo la tesoreria. Quindi io non saprei dove farla la tesoreria, in effetti, perché questa è una zona che comunque devono scavare ancora. Filone d'oro è immensa quella zona lì. Quindi io vi direi di fare 3, 4, 5 per 5. Diceva di farlo almeno 5x5, no? 5x5, sì. Quindi la tesoreria la mettiamo qua. Perché poi, come vedete, adesso è uscito, le creature ricevono lo stipendio, infatti la stanno ricevendo. E se uno di loro... gli ho puntato il mouse e mi saluta. Io gli posso dare uno schiaffo. Se queste creature non sono... E posso poi muoverle. Se non sono, diciamo, efficienti, non lavorano bene, posso punirle. Ok, abbiamo fatto quello che dovevamo fare, costruiamo questa sala del tesoro. Quindi posizioniamo il 5x5 e la sala del tesoro diventa sala del tesoro, che è simile a quella che abbiamo già visto qua intorno, però non è quella. E qua praticamente, una volta diventata sala del tesoro, tutto l'oro immesso qua dentro salirà nella nostra cassaforte. Infatti adesso loro stanno andando, recuperando tutto l'oro. Noi poi possiamo, adesso vediamo se non hanno cambiato la cosa, noi possiamo prendere dell'oro. Scusate, ma in teoria potremmo, una volta si poteva prendere dell'oro, ok, vedete che ce l'abbiamo in mano, e darlo a qualcuno di loro per farlo contento. Ma non coglie, probabilmente perché possiamo darlo solo alle creature, quelle più reclutate, insomma. L'oro viene immagazzinato, costruito intorno a un filone d'oro, aumenta la velocità di estrazione, giustamente, perché... Ah, volevo lo facessimo qua, perché... sì, perché ci aumenta l'oro. Vabbè, ne ho sbagliato. La facciamo lì, allora. La facciamo anche lì, faremo una tesoreria unica. Tanto l'oro è qua, e l'oro anche di là. Sì, va bene, dai. E poi faremo anche questa zona qua.
Non so cosa vuole farci fare qui. Però distruggi, ok, costruisci un allevamento di tacchini, costruisci un nascondiglio almeno 6x6 di creature possedute 0,4. Questo, ok. E tecnicamente qua potremmo fare l'altra zona, quindi 6x6. 1, 2, 3, 1, 2, 3, e poi faremo 2, 3, 6. È così. Sì, intanto qua stanno lavorando abbastanza. Bellina la mappa, perché si sta allargando. No, il cavolo. Bellina un cavolo, perché siamo qua siamo usciti all'esterno. Quindi questo qua è il mondo esterno. No, pensavo si stesse allargando, invece... Invece no. Vorrei però tornare nel dungeon. Vorrei capire... Come... Cliccando di qua. Ok, infatti sono le due mappe. Allora, allevamento di tacchini. Ok, vediamo di quanto. Allevamento di tacchini 5x5. Quindi la facciamo qua. Perfetto. Quindi costruiamo l'allevamento di tacchini. Lo sblocchiamo più che altro. Poi lo andiamo a costruire. Ci costa 25 casella. Ok, l'allevamento di tacchini è molto importante perché ci consentirà di dare da mangiare le creature che decideranno di servire noi come lord malvagi. Poi ci saranno le sale d'allenamento, ci sarà un botto di roba da fare. Allora, intanto, questa è il pollaio e poi un nascondiglio. Il nascondiglio dovrebbe essere quella stanza che permette alle nuove reclute di dormire e di crearsi una piccola tana. I tacchini vengono allevati, sia le creature dell'Orda che i demoni li mangiano per soddisfare la propria fame, perché hanno aggiunto l'Orda oltre che i demoni. Ok, dobbiamo fare quest'altra cosa, ma in realtà me lo sta già facendo lì. Facciamo quello che dice. Io... No, non costruire, fai così. Ah, me lo fa fare da lì. No, preferisco fare da qua. Così. Ok, preferisco. Anche se io lo metterei qua. Cavoli, questi qui sono belli, belli consistenti, quest'oro qua. Qua ne abbiamo un sacco. Vabbè, dai. Scavate lì. Vedete che qua l'oro già depositato è salito 5.000. Abbiamo fatto un bel po'. Malvagità ottenuta. Qua abbiamo il mana, perché potremmo anche lanciare gli incantesimi. Ovviamente, se avete giocato i precedenti, c'è la storia che va avanti, se no potete iniziare da adesso, insomma, ed è story driven, nel senso che poi avremo le varie missioni. Tra l'altro potrete giocare con un amico, quindi se avete un amico che ha il gioco potete giocare insieme la campagna in cooperativa, quindi potete, adesso qua non c'è, c'era la possibilità di iniziare la coop, quindi gestirete con due mani, a due mani, il dungeon, quindi con la possibilità di decidere insieme e di agire contemporaneamente. Quindi qua abbiamo visto che c'è il dungeon e qua abbiamo che l'entrata dovrebbe essere questa, ingresso del dungeon. Qua abbiamo la zona esterna, quindi noi quando avremo le creature le manderemo fuori da questa zona, da qua, e andremo a conquistare tutta la zona fino alla zona finale, dove presumibilmente qui c'è il martello del distruttore di mondi. Comunque tenete conto che la storia è basata sull'essere divertente, cioè ci sono continue battute sugli sviluppatori che addirittura c'è una citazione del Signore degli Anelli, quindi arriverà il giorno in cui che fa uno dei buoni, insomma, contro di noi, e insieme a tante altre, insomma, tra cui dopo i primi titoli di inizio gioco fa, e ora il gioco proseguirà con dei costosissimi DLC. E poi dice, no, scherzavo, quello è un altro sviluppatore. Cioè, capite l'ironia di sarcasmo di questa gente. Quanto ci vuole per questa gemma? Io e il mio tesoro non abbiamo intenzione di morire perché aspettandola. Cosa che vuole? No? Ma sta parlando lei da fuori, la rapita fuori dal fratellastro. Ricerca Orda livello 1. Questa è l'Orda. Abbiamo l'Orda, i demoni e i non morti. E queste invece sono le strutture del dungeon. Non sono tantissime, a dir la verità. Ricerchiamo il nascondiglio. Ora lo costruiamo. Deve essere un 6x6. Quindi lo mettiamo qua. E ora inizierà ad arrivare la gente. Ovviamente prima spostano loro.
Abbiamo speso un po' per fare questa cosa, comunque graficamente carino, niente di spettacolare, insomma, però carino. Potremmo anche bucare una delle pareti qui per consentire alla gente di magari andare a mangiare direttamente di là. Ma sì, dai, facciamolo. Nascondiglio perché creature dell'Orda che ora in avanti avrebbe potuto costruirsi un posto. Ok, ogni fazione, dungeon morti, le proprie ricerche in fazione, ok. Ok, nascondiglio. Campamento, perfetto. Orda per principianti. Le creature dell'Orda cercano un posto nel nascondiglio dove accamparsi. Anche loro riposano di tanto in tanto. Inoltre mangiano tacchine e riscuotono il salario nel giorno di paga. Le creature dell'Orda guariscono mentre riposano. Le naga possono curare le creature dell'Orda. Infatti fanno da healer durante i combattimenti. Le creature dell'Orda possono essere risorte solo a partita avanzata. In compenso sono estremamente economiche e avanzano in grado molto rapidamente. Perfetto. Quindi qui dobbiamo fare naga, gli orchi. E basta, credo. Poi abbiamo 3 livelli di potenziamento sull'orco e sul nascondiglio. Ok, andiamo qua. Creature. Il naga. Ah, ci costa. Qua non arrivano, ma le reclutiamo. Ok, una. Due. E poi facciamo 2 orchi. L'orco ci costa 100 in meno. Ok, beh, abbiamo speso buona parte dell'oro, però intanto stanno andando a sistemarsi e crearsi la loro tana. Dove... Aumentare il livello delle creature. Sconfiggendo i nemici ottengono esperienza per salire di livello. Le creature diventano più forti, hanno più punti feriti, infliggono più danni. Tuttavia, a determinati livelli potrebbero avere nuovi bisogni. A partire dal livello 4 vogliono allenarsi nell'arena. Le ricerche della fazione determinano il grado massimo. Se hai ricercato ora da livello 3, gli orchi possono raggiungere massimo livello 3. Perfetto, molto interessante questa cosa. Quindi se io alzo questo grado qui, adesso possono fare il livello 1, ma se lo potenzio ancora, diventano livello 2 massimo e cambieranno, come ho detto, i bisogni. Cosa stanno facendo? Stanno ancora scavando loro. I mocciolosi sono un'altra cosa, che sono i nostri operai, non vengono in combattimento ma lavorano nella costruzione, sono generabili magicamente. E questo è quello che so. Schiaffeggio i mocciolosi. Schiaffeggio, quello l'avevamo già visto. Il male che fa cambiare mentalità aveva colpito uno dei suoi mocciolosi. Spaventata, la creatura si mise al lavoro ancora più velocemente. Aumenta la velocità, però gli fa danni. Se lo schiaffeggio un'unità nemica viene contrassegnata come bersaglio, perfetto. Ma devo schiaffeggiare ancora? Schiaffi distribuiti 3. devo darne ancora uno? Non voglio schiaffeggiare le creature. Complimenti, ho ottenuto un po' di malvagità. Se c'è abbastanza posto, viene conservata nella cripta della malvagità, qua in alto. Fra le altre cose, la malvagità si ottiene sconfiggendo gli eroi. Tuttavia, ci sono molti altri modi per ottenerla. Servono per sbloccare nuove stanze e creature nel menu. Ok. Perché... infatti chiede il livello lì. Ok. Chiede questi punti qua. Malvagità ottenuta, sì. Dobbiamo averne un po' per... Trappole, porte, officina, sala del trono. Va bene, dai. Contrassegno un'area di meno 6x6 per far scalare i mocciolosi. Va bene. La facciamo di qua. Il problema c'è. Ok. Costruisce una cripta della malvagità. Ah, ok. Ok, dobbiamo costruire quella. Va bene. Qua in alto abbiamo il numero di tacchini. che sono qua. Mi ho schiaffeggiato il tacchino. E mi è rimasta lì la malvagità. E sono malvagio, quindi arriverà un moccioloso e prenderà il globo di malvagità che c'è qui. Giorno di paga. Quindi vanno e si prendono la paga nella sala dell'oro. Vabbè, intanto scavano. Intanto, come vedete, non lavorano i naga. I naga sono i curatori e finché non si va in combattimento stanno qui, non si addestrano perché non abbiamo la sala di addestramento, ma nel momento in cui decidiamo di mandarli in battaglia... No! Dio mio, no. Volevo vedere se si poteva selezionare, ma no, non si può. E ci sarà poi il modo di uscire. Avevo fatto il video sul 3 e sul 2, insomma, quindi bene o male le funzioni sono quelle. Cioè, un prosegue della storia, se amate il genere. E da quanto so, alcuni di voi lo amano questo titolo, perché uno di voi mi aveva scritto che lo aspettava spasmodicamente, stava contando le ore per giocarlo sul Game Pass. Ovviamente se
costui, guarda, darmi dei consigli qua sotto e dirmi un pochino come va avanti, com'è nelle fasi più avanzate, perché sicuramente quando vedrà il video sarà già, lo avrà già spolpato, ben venga. Tesoreria, torna un filone d'oro, è piena, questo implica viaggi lunghi, perfetto, cosa devo fare? E vabbè, se ne frega. Ahi, cerchiamo... Sblocca, aggiunge i mocciolosi, sì. E poi aggiungiamo la cripta della malvagità. Perfetto. Ora la costruiamo, non so cosa serva. Da un bagno nella malvagità non si esce puliti, ma di sicuro soddisfatti. Va bene, facciamola qua. Quanto soldi ne abbiamo? Vediamo. Non gradisco tanto questa grafica iper enorme, questa HUD così grande. Non ho visto se si può ridurre, però la trovo abbastanza grossa. All'inizio, soprattutto quando ci sono questi... No, non scavare qui. Ma chiudi i tacchini, non mi interessano i tacchini. Vabbè. Il male affascinante è aver costruito una cripta. Ok. Distruggi il materiale. Ok, costruisci un fabbricamatic nell'officina. Costruisci una trappola con spuntoni. Quindi devo andare qui. A ricercare il dungeon. Ok. E costruire l'officina. Ok. E anche sala del trono. E questo, va bene. Costruisci un'officina. Dove la facciamo l'officina? Abbiamo scoperto una zona... Ah, interessante. Intanto qua la stiamo, vedete, abbiamo trovato questa zona qui e la stiamo reclamando, quindi diventa nostra. Dobbiamo fare attenzione che magari qua c'è gente che non è nostra, insomma, sono i nani questi, quindi dovremmo fare attenzione. Progresso tecnologico è sempre una cosa... non ho letto in tempo. Miglioramenti per il dungeon. Ricerca dungeon livello 3. Ricerca gnomo, creature possedute... Ah, ok, vabbè, quelle le prendiamo dopo. Voglio fare l'officina. L'officina, appena conquistiamo questa zona qua, facciamo qua. Qua, menu costruzione, ma è cambiato, menu costruzione, no. Officina, e qua abbiamo il fabbricamatic. Posso usare un fabbricamatic per creare da zero delle preziose cassette degli attrezzi. Sono necessarie non solo per costruire un'unità lavorativa, ma anche per trappole e porte. Perfetto, lo facciamo qua. Zona che abbiamo reclamato in pieno. Perfetto, e poi faremo il fabbricamatic. Vediamo dopo come funziona. Crema il fabbro. Avrei potuto usare abilità lavorativa perché era la cassetta della terza. Sì, la facciamo subito. La facciamo qua, nell'angolino. Va bene. Carino, eh. Sono tutte cose che ci danno comunque punti. E poi costruisci una trappola con spuntoni. Appena abbiamo questa cosa qui. Ok, la stanno costruendo. La cosa che mi dà fastidio è questo ritardo nella mano che arriva pian piano, ma penso sia voluto. Perfetto. Ricerca trappola e pavimento livello 1. Quindi dobbiamo cercare trappola e pavimento livello 1. Poi. Sì. Cassette degli attrezzi insufficienti. Aspetta che i mocciolosi abbiano prodotto 3 cassette degli attrezzi. Che tra l'altro io non vedo dove siano. Aspettiamo che... Ah, ce n'è uno che corre all'interno e qua produce cassette degli attrezzi. Ok, ok, ok. Infatti adesso sta arrivando alla fine. Ne produrrà una. Voglio vedere dove si aggiunge. Se magari si aggiunge in alto a destra. Sì, infatti, eccola qua. Prima cassetta degli attrezzi. Appena ne hanno fatte 3 possiamo andare a piazzare. Ok, la tesoreria è piena. No, non credo, perché qua è vuota. Quindi probabilmente per scavare qui hanno bisogno che io gli allarghi il... ma sì, allarghiamola. Allarghiamo la tesoreria in modo da guadagnare tempo. Perché vedete che loro scavano ma non hanno spazio per portarli... l'oro, perché è pieno, quindi lo portano qua e perdiamo tempo, quindi bisogna ottimizzare. Abbiamo 2 cassette adesso. No, ma vabbè, sì, bellissimo questi particolari qui che regola i parametri della cassetta.
del macchinario e si rimette all'opera. Appena ne abbiamo tre, facciamo anche questo. Poi ovviamente prenderemo le nostre unità e passeremo alla modalità tattica, cioè uscendo andremo ad attaccare il nemico, cosa che vedremo magari successivamente. Però il fulcro di questo gioco è la gestione appunto del dungeon, delle risorse. Poi il fatto che ci sia una missione non è male, perché comunque ci illustra il gioco. Poi una volta che il gioco ci lascerà la mano e andremo avanti noi, organizzeremo tutto come vorremmo per affrontare al meglio la missione. Intanto, eccole qua, trappo le porte, questo, e la metto qua. Ok, la piazziamo qua. Aspetta che i macciosi abbiano terminato di costruire l'unità lavorativa. Eh sì, perché stanno arrivando sti qua. Vedete, un'altra particolarità tipica di tutti i giochi di questo tipo è che i nemici scavano ed esplorano. I nani esplorano. E ovviamente non è sempre un'incursione di paladini eroi, cioè qualcun altro, i nani che hanno Moria qua dietro e stanno per fare una brutta fine, perché qui a breve arriveranno e troveranno una mega trappola a spuntoni. Il male astuto aveva piazzato la prima trappola, in questo modo sarebbe stato più difficile per gli avidi nani rubare l'oro dalla tesoreria o distruggere il cuore del dungeon. Ma ovviamente loro sono i buoni, noi siamo i cattivi, arrivano in un dungeon di creature malvagie e cavoli, nel dubbio io vado a prendermi altri orchi, se è possibile. No, perché non mi ricordo come si fa. Nella... qua no. No. Creature. No, voglio prendermi... 400 d'oro. Ah no, li ho presi, se li sto prendendo. Ok, ce l'hanno fatta, arrivano. E arrivano i nostri e gli fanno il paiolo. Stiamo attaccando. I nani avevano aperto un passaggio nel dungeon, i mocciolosi eseguivano subito l'ordine 67 come era stato ordinato da Talia per un'evenienza del genere. Barra degli eventi. Iniziarono a correre per il dungeon agitando le braccia all'impazzata, allo stesso tempo aprirono un nascondiglio segreto delle trappole così che il male ingannatore potesse dare ai nani un caloroso benvenuto. Oi zuccherini, avete dimenticato a casa il biberon? Come avete potuto essere sconfitti da un gruppo di orchi schifosi? Non importa, abbiamo ancora dei rinforzi. Rinforzi, attaccare. I nani affamati d'oro si stanno diffondendo nel sottosuolo. Dietro le porte sono protette magicamente, non puoi lasciarci le creature. Non puoi lasciarci le creature. Dovresti assolutamente distruggerle. Distruggi la sala grande dei nani per eliminarle e sbloccare le porte del dungeon collegate. Ok. Ah, questo qua è il loro dungeon. Ovviamente il pericolo non è ancora stato neutralizzato, perfetto. Vedete, è tutto grosso, mi dà fastidio. Allora, dobbiamo assolutamente piazzare delle trappole, perché il gioco ci dice, metti delle trappole. Trappola magica, trappola di melma piccola. Crea trappole. Allora, 9 dobbiamo metterne, quindi mettiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, facciamo queste, che almeno facciamo anche quell'obiettivo lì. Intanto stanno costruendo, quindi attacchiamo intanto. Creature ne abbiamo il massimo adesso. No, una ancora ne possiamo prendere. Prendiamo un'altra naga, se possiamo. No, non abbiamo più oro, perché? Ho speso tutto, chiaro. Mannaggia. Ma non posso fare le porte anche, che mi piacerebbe chiudere la porta, ma... Tanto abbiamo disseminato il corridoio dei nani di trappole, quindi probabilmente adesso quando cercheranno di invaderci, gli faremo parecchio danno. Ma tra l'altro stanno arrivando con le scatole, ah ne stiamo producendo tante di scatole, ma non so perché arrivava di là. Perché arrivate di qua? Ma è un bug questo. Cioè, da qua le porta attraverso di qua ed è sbagliato. Cioè, vabbè. Din don, giorno di paga. Tra l'altro abbiamo finito i soldi, quindi... Ragazzi, basta adesso, basta. Ma che cacchio? Ah, hanno trovato delle scatole qua. Ok, ragazzi, appena avete finito le trappole, lasciate stare. Andiamo a fare il... l'oro, perché dobbiamo pagare le creature, quindi...
Ok, i nani non... Ricerca dungeon livello 3. Ricerca gnomo. Crea trappole, una ancora devo farne. Ne facciamo una qui, spuntoni qui. Dai, 9, così almeno completiamo anche quell'obiettivo lì. E almeno siamo a posto. Cioè, non solo dobbiamo uscire a recuperare Talia, ma dobbiamo anche battere i nani. Che tra l'altro stanno portando avanti il loro dungeon e il nostro scopo sarà distruggerli questa stanza qui. Non sono numerosissimi, oddio, o ce ne sono, però siamo abbastanza supportati dal tutorial che ci darà sicuramente una mano. Adesso piazziamo l'ultima trappola. E non ho idea di adesso come attaccarli. Probabilmente le creature ne abbiamo meno adesso e non abbiamo neanche oro, quindi... ragazzi, scavate e mettiamo la stanza dell'oro anche qua e scavate, che vi devo dire, cioè potete scavare oro anche nelle zone qui, bravi, scavate l'oro anche qui, che è tutto oro questo, in modo che ci facciamo un po' di soldi. E adesso con le trappole siamo a posto, io direi che eccoli che stanno arrivando. Gli schiaffeggio, nel senso che gli do l'obiettivo di combattere loro. E gli orchi stanno iniziando ad andare. È solo lui però. Cioè, ma tutti gli altri... Scusami, adesso io ti prendo. Vai a combattere, cazzarola, dai. I naga, dove cacchio sono? Guardate che posso prenderli da qua. Perché se io adesso clicco qui, schiaffeggio quello lì e mando le creature lì. Certo, schiaffeggio lì e tutti poi andranno là. Però non sono tutti, cioè voglio dire, tu. Andate lì, cazzo, dai. Eccoli. Vai tu anche tu lì. Anzi, prendo tutti. Qui. Andate a combattere, cazzarola, dai. Conquistate la zona. Tanto loro l'abbiamo messo via, quindi posso prendermi altre creature, un altro naga, altri... Li butto tutti qua. Devo prendere anche il goblin e lo gnomo granatiere. La ricerca necessaria per avere un limite di popolazione. Perché state andando via voi? Siete anche pagati e andate avanti, combattete, conquistate la zona. Vedete che il naga sta qua e cura. Filone d'oro è quasi finito, va bene, non ci preoccupiamo. Andiamo di qua. Dai, avanti, andate di qua, tutti di qua, tutti di qua. Ma perché voi andate via? Hanno sonno, ok. Vabbè. Cioè, ci ha fatto. Mi ha proprio fatto segno che devono andare a dormire, ok? Va bene. Una volta arrivati qua, siamo chiusi perché dobbiamo fare il giro. Perché non si può arrivare qua direttamente al. Bisogna distruggere queste zone qui e arrivare qua. L'hanno studiata bene in modo da non. Vabbè. Beh ragazzi, allora, non abbiamo visto, rispetto a quanto avevamo visto qualche anno fa quando è uscito Dungeon Star, la zona esterna. Bene o male le meccaniche sono queste, perché agiremo all'esterno cliccando dove andare e loro andranno. E una volta che avremo recuperato anche Talia, che è quella che vedevamo all'inizio nel menu di caricamento seduta sul trono, avremo anche l'eroe da usare in combattimento, perché l'eroe ha i suoi incantesimi
quindi ha i tentacoli da usare, i magici, insomma c'è tutta una meccanica che non abbiamo ancora visto, ma di base dovremmo aver capito più o meno quello che il gioco ha da offrire di base. Non è niente di nuovo perché ovviamente siamo al quarto capitolo, quindi fatemi sapere che cosa ne pensate. Io intanto qui ho fatto la disfatta totale perché sono morti tutti e tra l'altro questi nani qui stanno arrivando. Dovevo mettere spuntoni tutti qui, non queste. Però insomma adesso io salverò perché ci tengo poi magari ad andare avanti. Ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti e noi ci sentiamo in un prossimo video gameplay. Alla prossima e ciao ciao!